Isabella Rauti celebra la nascita del Movimento Sociale Italiano, che nasceva 70, 76 anni fa. 76 anni fa, erano i tempi di Giorgio Almirante. Io ho fatto tempo a conoscerlo, a sapere chi era Giorgio Almirante, perché vedi Isabella Rauti, io sono questo signore qua, Isabella Rauti, vedi? Sono nato nei primi giorni del febbraio 1940, per cui nei primi giorni del febbraio 2023 io ho 83 anni, avrò 83 anni Isabella Rauti, io ho fatto tempo a vederlo, sai? A vederlo nelle trasmissioni televisive, ad ascoltarlo anche nei comizi, Giorgio Almirante. Era un uomo molto, molto brillante, molto brillante. E io lessi pure, io, cara Isabella Rauti, di Giorgio Almirante, lessi negli anni 70, 1972-73, lessi pure un libro di Giorgio Almirante intitolato Memorie di un fucilatore, mi pare che sia. Che si intitolasse così, Memorie di un fucilatore. Beh, io, allora, ripeto, io mi chiamo Serafino Massoni, Isabella Rauti, mi chiamo Serafino Massoni, vedi? Dove c'è Serafino Massoni c'è anche la stella di David, la stella di David. Lo sai cosa vuol dire vero la stella di David, Isabella Rauti? Lo sai cosa vuol dire la stella di David? La stella di David vuol dire ebrei, vuol dire Stato di Israele, ebrei, la stella di Davide, re David, re da poi ci sarà il re Salomone, siamo nel 1000 avanti Cristo, nel 1000 avanti Cristo, Gerusalemme era già una grande città e Roma ancora doveva nascere. Io non so perché sia Roma la città eterna, perché Gerusalemme è molto più eterna di Roma, c'è ancora Gerusalemme, ma Gerusalemme è nata, era già grande nel 1000 avanti Cristo, ai tempi di re Salomone. Ecco qua la stella di David. E allora, cara Isabella Rauti, cosa vuoi che ti dica io? Cosa vuoi che ti dica? Cara, nel 1938 lo sai cosa è successo, vero Isabella Rauti? Lo sai che ha fatto, vero? Il fascismo che ha fatto le cosiddette leggi razziali, per modo di dire leggi razziali, perché in pratica erano delle leggi contro gli ebrei. E pensare che il regime c'erano firmate da Benito Mussolini e controfirmate dal re. E pensare che queste leggi contro gli ebrei venivano prese a Roma, perché Benito Mussolini aveva la sua sede a Palazzo Venezia e il re aveva la sua sede al Palazzo del Quirinale, dove adesso c'è la Presidenza della Repubblica. Allora, le leggi razziali, cioè le leggi contro gli ebrei, furono varate a Roma, nel 1938, ma a Roma. E a Roma può essere definita una città ebraica, perché ovunque tu ti giri, Roma ti ricorda il mondo ebraico. C'è la Basilica di San Pietro, San Pietro. E San Pietro era un ebreo. C'è la Basilica di San Paolo fuori le mura, San Paolo era un ebreo. C'è la Basilica di San Giovanni il Laterano, dedicata a Giovanni l'Evangelista, e Giovanni l'Evangelista era un ebreo. C'è la Basilica di Santa Maria Maggiore nei pressi della stazione Termini, Maria, mamma di Gesù, e Maria era ebrea, discendeva dalla stirpe di Re Davide. Ah, Gesù poi, Gesù, fondatore del cristianesimo, era un ebreo al 100%. Allora non si capisce come mai il regime fascista nel 1938 varò le leggi contro gli ebrei, erano contro gli ebrei e venivano chiamate leggi per la protezione della razza, però in pratica erano leggi contro gli ebrei, capito? Isabella Rauti. Non si capisce come mai il regime fascista abbia varato delle leggi contro gli ebrei, ignorando che tutto il cristianesimo si basa sugli ebrei. Gesù era un ebreo, eh? E Gesù non sarebbe mica stato contento, perché Benito Mussolini varasse delle leggi contro gli ebrei. Gesù, tutti ebrei, se tu ti giri intorno a Roma, Isabella Napoli, sono tutti ebrei. Dire ebrei vuol dire
Stella di Davide, eccola qua, Stella, dire Brei vuol dire Shoah, Isabella Rauli. Dire Brei vuol dire Shoah. Dire Shoah vuol dire 5-6 milioni di ebrei europei mandati nei lager, poi nelle camere a gas, quindi nei forni crematori. 5-6 milioni di ebrei europei, ma mica solo della Germania, anche dell'Austria, della Francia, del Belgio, dell'Olanda, della Danimarca, dell'Italia e pure dell'Italia, che so, della Romania, dell'Ungheria, della Jugoslavia, della Russia, poi 5-6 milioni di ebrei europei, capito? Isabella Rauti, cosa vogliamo fare? Isabella Rauti, cara, l'unica cosa da fare, cara Isabella, è andare in libreria e comprare una copia di questa mia ultima opera, che è un romanzo storico, La Comitiva dell'Imperatore, un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 d.C., ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia. Federico II di Svevia era imperatore del Sacro Impero Romano-Germanico, che fu il primo Reich. Poi ci sarà il secondo Reich, il Reich del Bismarck, tra il 1870 e il 1918. Poi ci sarà il terzo Reich, il Reich del Führer, dal 31 gennaio 1933 ai primi mesi del maggio 1945. Va bene, Isabella Rauti, cara Isabella Rauti, guarda, se tu mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, cara Isabella Rauti, io a mie complete spese ti farò pervenire una copia di questa mia ultima opera, La Comitiva dell'Imperatore. Va bene, Isabella Rauti? A te, Isabella Rauti, a tutti voi, tanti cari saluti da La Comitiva dell'Imperatore.